uscire dal protocollo della sofferenza per riuscire a ritrovare la felicità. Bene amiche, bene amici, ben ritrovati con un nuovo video. Oggi voglio parlare di quelle che sono le due culture di base, quali la cultura giudaico-cristiana e il buddismo. E vi spiegherò fra un attimo il perché di questo argomento. La nostra cultura, la cultura origini giudaico-cristiane, dicevo, è associata alla parola dolore, che ci piaccia o no, ma la parola dolore e sofferenza è alla base di questa cultura. Come viene letta la parola sofferenza e dolore? Nella nostra cultura è riconosciuto che colui che ama il prossimo è colui che arriva addirittura a sacrificare se stesso, la propria vita, per gli altri. Un padre, una madre deve far di tutto, dice la nostra cultura, e sacrificarsi in tutte le forme per portare gioia ai propri figli. Arriviamo al punto, addirittura, di dire che in questa vita si deve soffrire per arrivare a raggiungere il paradiso e la felicità nell'aldilà. Queste sono solo credenze che ormai si sono radicate in noi a livello cellulare e sono diventate delle verità. E non è vero che questa è la radice universale di questo pianeta, perché se noi andiamo a prendere il Siddhartha del buddismo, abbiamo una cosa completamente diversa. Lui praticamente mette in luce quattro principi. Lui dice, come prima cosa, osserva e comprendi che ti trovi dentro ad un'illusione. Poi ti fa notare che dietro ad ogni sofferenza devi ricercarne la causa di quella sofferenza. Quindi l'obiettivo è trovare la felicità, o meglio, ritrovare la felicità. Terzo principio, una volta capito l'origine, la causa della sofferenza, sarai libero e felice e nella beatitudine. Ultimo principio è quello di andare oltre l'illusione stessa della materia, del tempo, un po' quello che si sta documentando grazie alla fisica quantistica. Ora non sono qui a criticare la nostra cultura, ma cominciamo un attimo a ridimensionare il tutto, rivoluzionando magari certi schemi. Ti sarà capitato di dover osservare momenti di silenzio dove non potevi assolutamente gioire perché, per esempio, la zia o lo zio che magari nemmeno hai conosciuto era morto in quel periodo. Ora io non sto criticando nessuno, ognuno fa quello che vuole, ma cominciare a capire che se tutto questo si è manifestato per centinaia di anni, ormai è diventata una cosa normale. In pratica ci siamo programmati per soffrire. Ma di fronte a tutte le difficoltà che esistono, come puoi a quel punto attivare in te uno stato di gioia? È impossibile, o quantomeno fai fatica, perché nel momento in cui, e questa è sempre cultura nostra, nel momento in cui gioisci troppo ti devi sentire in colpa. Non puoi gioire troppo. Basti pensare che una delle gioie più grandi, che è la realizzazione dell'orgasmo, anche in un rapporto sessuale fisico, è stata per centinaia di anni castigata e vista come un atto, un qualcosa di peccaminoso. Peccato che attraverso tutto questo nasca un nuovo essere umano e quindi si riproponga la vita per generazioni. Quindi ripeto, il mio intento non è farti cambiare religione, ma è quello di iniziare, assieme a me, una nuova rivoluzione rispetto a quello che sarà il vissuto dei nostri discendenti e quindi delle future generazioni. Liberiamoli da queste catene. Come sempre ti ringrazio e ti invito a riportare qui sotto nuove domande per nuovi video e qui sopra il link ai miei videocorsi. Un abbraccio da fabionezzac.net.